Allora, adesso abbiamo un premio per una donna, si chiama premio Charlie Chaplin. Chi non conosce Charlie Chaplin, credo che sia stato un altro autore che proprio ha lasciato il segno indelebile. Perché chi non si ricorda lui camminava da piccoli, ti ricordo? Ciao! Stupendo, è stato veramente grande. Ma poi anche a me mi commuoveva tanto, tutti ridevano, mi piangevo a volte vedendo Sherlock. Siamo una cosa, a me piacciono i film, io sono appassionato di film muti. Perché secondo me raccontare per l'immagine, togliendo il dialogo, è la cosa più difficile che una persona possa fare. E lui è proprio un genio in assoluto, è stato l'unico genio assoluto, perché ha saputo raccontare una situazione, dei momenti anche in maniera drammatica, comica, l'attuale, la vita attuale che lui viveva, che c'era la prima guerra, il grande dittatore, dove ha avuto il coraggio di prendere in giro Adolf Hitler, quindi cioè, non è una cosa che oggi gli attuali nostri farebbero da partire, ecco, quindi è stato un grande in assoluto perché ha saputo raccontare la comicità, la drammaticità attraverso le immagini senza spiccicare una parola. E non è facile, quello è più l'attore che è più bravo rispetto a quello che il diavolo lo sa e ti regge il diavolo. Ed è vero, lui è stato quello attraverso il corpo, attraverso la fisionomia del mondo. Molto più difficile. Cioè, e di lui mi ricordo proprio questo suo sopracciglio che si alzava, questa sua camminata, questo suo sorrisino piccolo che però denotava, nascondeva un cuore grande, era un grande veramente attore. Tra l'altro conosco anche il figlio, uno dei figli, ne ha parecchi. Ne ha fatti 20, poi ne ha parecchi. E, tra l'altro un paio sono famosi come attori e attrici. E poi c'è un altro che dirige il Museo di Charlie Chaplin di Svizzera, che fa l'altro, c'è un attore di oggi, direttore del Museo di Charlie Chaplin, che è quello che conosco io. E fra l'altro io su questo devo dire che ho la fortuna di possedere una delle 10 copie di un libro autobiografico di Charlie Chaplin. No. Che si chiama, scritto in francese, che sicuramente donerò al Museo di Charlie Chaplin a breve, stiamo prendendo contatti, che si chiama Un Voyage, Mille Viaggi, scritto, firmato da Charlie Chaplin e numerato. Io casualmente ho trovato questo libro. Dove l'hai trovato? Praticamente hanno dismesso il Museo del Cinema di Siracusa. E siccome queste cose andavano tutte a buttare, io ho fatto la proposta al proprietario, infatti c'è un mini museo a casa mia di tutte le macchine da prese antiche, e ho preso il cartone senza guardare che cosa erano, ho detto no, le cose di cinema non si devono buttare perché è una bestemmia a buttare queste cose. Brava, bravissima! Vale una fortuna, ma non mi interessa perché per me l'arte non ha prezzo e infatti stavo prendendo accordi perché ho deciso di donarlo al museo di Charlie Chaplin perché deve stare a casa solo. Ma ti rendi conto che lo Stato italiano fa chiudere un museo di così a Siracusa, che è anche un posto nuovo storico a livello mondiale, che fai più di un museo così del cinema? Stanno buttando tutte le cose, quando lo pensi. Ma che sei arrivato tu? No, dove mettere nemmeno un fazzoletto. Però scusa, avere una figlia artista e purtroppo ci sono anche gli spazi da pagare. Hai bisogno tu di una cappella di quelle enormi. Qualsiasi casa e quando era proprio un garage, fai proprio un tuo museo. Non ti dico le ginevrette. Guarda, sono tre piani, quindi ormai non ho più dove mettere, ma quando mi guardi mi posso fare una cosa, mi fanno da sennò. Dove vedo così di cinema, non l'ho visto. Vogliamo dire a chi diamo questo premio? Sì, a questo premio, aspetta, dove sono andata? Ecco, sento la voce, ma c'ho il faro e non la vedo. La vedo io, la presento io. Signori e signori, premio Charlie Chaplin a Laura Soren! Perché un premio del genere, no, dice no, senti fermo, non mi muovo. No, allora, c'era chiaramente un premio così importante, comico, drammatico, io sono comica, sono drammatica, sono una bravissima attrice, sono un'attrice di teatro, che poi non so perché sto qua, perché tutti quanti hanno fatto i film, non ci fanno manco un film, sì. L'ho fatto quando ero ragazza, adesso non ci dici nuovo. Ma dai! Però, ti diceva io, voi, davanti a tutti, prego, promesso.
guarda, Elena Russo, le cose c'è il self tape, io sono bravissima, facendo fa un self tape che diventa una chianica in italiano, diventa proprio una mezza trazetta, di, diciamo, una attrice, proprio dice, quello vuole fare l'attrice, mamma mia bella, ma lei, quindi effettivamente mi appoggio, quindi io grazie bellissimo per questo premio, ho fatto un po' niente, da rosa meravigliosa che io ho. Possiamo dire un'altra cosa però, che Laura è zia di uno dei più grandi attori italiani, che è Massimo Troisi. Massimo Troisi. Quindi un applauso a Massimo Troisi. Mio marito è nipote, mia suocera è la sorella. Vabbè, ma comunque non c'è nessuno. Comunque guarda, Annalita, questo premio in un momento proprio che abbiamo deciso di mettermi dentro al letto di non alzarmi più, non voglio fare niente. No, questo premio non è vero, sto scherzando. Questo premio è meraviglioso. Ti ringrazio. Posso dare un bacio? Certo. Wow. Ah, guardiamo lui. Brava! Grazie, grazie, bellissimo, dico, oh, scusa, scusa, per dire, non c'è capito, è anche no, è qua, ciao, grazie a tutti, no, va bene, grazie davvero, sei troppo simpatico, tutta la mia ammirazione, complimenti, anche la mia per voi, grazie, grazie, ciao, grazie a te. Siamo pronti. Vai, buonasera, sono Laura Sorel, felicissima di essere qui ed essere stata premiata dalla nostra Annalita Campo, che è una grandissima regista, e non poteva premiarmi con un premio più bello di questo, Charlie Chaplin, dove rappresenta la comicità, la drammaticità, tutto quello che io sono, perché io sono un'artista, una grande artista drammatica e comica. Ho detto tutto, quindi registi, sto aspettando, chiamatemi. Chiaramente io faccio solo teatro, perché mi piace tanto il teatro, vorrei fare cinema, però poi dico, vorrei farlo, però poi non mi piace, però sto qua, grazie, grazie, grazie.